La cultura al casinò sempre fondamentale, non solo Martedì Letterari, questo premio Semeria di anno in anno sta crescendo. Sì, fa parte delle nostre mission fin dal 1905, dall'anno della Costituzione, quella di coltivare la cultura e di riuscire a diffonderla, quasi come se fosse una restituzione alla comunità in cui viviamo di tanti altri aspetti rispetto al gioco e a tutto il divertimento che offriamo. Vogliamo anche essere protagonisti con la cultura, anche perché poi è uno dei sistemi, dei modi con cui si riesce a attrarre non solo l'attenzione ma anche il turismo. Eventi culturali di un certo tipo infatti costituiscono per tante altre realtà le fondamenta di un'attività turistica. Finalmente ritorniamo ad avere una fruizione collettiva di questa cultura, non ci limitiamo all'aspetto individuale tipico invece tutto il periodo del lockdown in cui uno si leggeva i libri da solo, si vedeva i film da solo, ma adesso riusciamo ad avere una fruizione collettiva. I premi sono quello che occorrono, c'è tanto lavoro dietro e noi ben favorevolmente lo accogliamo nel ricordo di Antonio Semeria, che dagli anni 80 in poi è stato uno dei protagonisti proprio nel reclamare questo ruolo al casinò. Un altro appuntamento culturale al Casinò di Sanremo, una bella giornata parlando di libri dopo una lunga stagione difficilissima sul piano sanitario che ci si augura possa finire al più presto. Sì, certamente è quello che ci auguriamo e speriamo che al più presto possano essere di nuovo ampliati i posti a sedere in questi luoghi, anche in questo teatro, in modo da far ripartire anche una stagione teatrale. Però insomma noi abbiamo cercato di tenere duro e nonostante le difficoltà abbiamo proseguito con questo premio che sta crescendo sempre più di importanza. Adesso si è anche arricchito di una nuova sezione che è quella legata alla saggistica e quindi ci auguriamo al più presto anche di ripartiremo anzi sicuramente con i Martedì Letterari e di riprendere la nostra normale stagione. Anche la regione vicina al premio Semeria, un premio che come diciamo già con i vincitori sta crescendo di anno in anno. Sta crescendo di anno in anno, questo rende merito a Antonio Semeria a cui il premio è dedicato. Mi fa molto piacere perché in questo prestigioso teatro ogni anno si leggono, si recitano e si scoprono opere letterarie bellissime. La cultura fa sempre bene, la cultura è bella e mai come in questo momento abbiamo bisogno di cose belle per ripartire. E anche questo premio contribuisce a questo, anche con la presenza delle persone. Torna il premio Semeria a Sanremo, un appuntamento di prestigio e lei è uno dei vincitori dei grandi premi in questo pomeriggio particolare qua al Teatro dell'Opera. Beh, torno io al Teatro dell'Opera, ogni volta che entro in queste mura sento risuonare le voci di Mimmo Modugno, Gigliola Cinquetti e mi sento talmente piccolo e di ricevere un premio così grande solo per il fatto di stare qui che già sono contento. Sanremo è nota, ha detto appena lei, per le canzoni, però questo premio Semeria sta dando lustro anche a chi poi viene premiato in ambito culturale. Beh, senta, io sono convinto che la bellezza ci salverà, la cultura ci salverà due volte. La cultura costa poco e forse per quello nessuno ci si infila a spada tratta, ma abbiamo soltanto bisogno di cultura per riuscire. Quanto ha colpito il Covid la cultura? Guardi, parla con uno che il Covid se l'è fatto. Mia moglie e io lo abbiamo avuto, è stato non talmente grave da essere ospitalizzati, ma a un pelo, non lo so, il mondo è cambiato, i cambiamenti del mondo li vedremo più avanti. Sanremo, solitamente si parla di musica, invece dopo da un po' di anni a questa parte, fortunatamente anche di cultura. Oltre ai Martedì Letterari, infatti il Casinò propone questo premio Antonio Semeria che anno dopo anno sta crescendo. Cosa significa vincere un grande premio ad un concorso di questo genere? Significa molto perché generalmente questi concorsi, soprattutto questi concorsi che vanno a crescere, leggono veramente i libri, quindi tengono da conto la qualità anche diciamo dei libri che escono e quindi sono concorsi assolutamente trasparenti, il che ovviamente è una soddisfazione per chi poi si piazza o addirittura li vince.
La cultura, i libri in genere stanno vivendo un po' la crisi che vive anche la musica, visto che siamo in tema, per le varie problematiche di hacker e quant'altro. Ecco, come sta vivendo la cultura in questo momento? Ma io credo che soprattutto dopo e durante questo periodo, il periodo duro diciamo del Covid, il libro abbia ritrovato una discreta forma, cioè sia tornato a essere compagno diciamo di quelle ore che siamo stati obbligati a trascorrere chiusi in casa oppure lontani dalla vita sociale per i motivi che ben sappiamo. E quindi credo che tra i tanti malanni che il Covid ha provocato, una cosa buona forse l'ha fatta, è stata quella di far scoprire addirittura a molta gente la bontà del libro, diciamo, il piacere di passare un paio d'ore sdraiati sul divano a godere di un bel libro. Libro carta secondo lei o libro ebook? Qual è il futuro di questo tipo di cultura? Beh, dovesse dipendere da me, libro carta per sempre, insomma io sono nato col libro di carta, continuo a usare il libro di carta, per me il libro nuovo ha lo stesso profumo che ne so delle michette appena escono dal forno, quindi non rinuncerei assolutamente mai al libro di carta per questi altri affari che non mi convincono assolutamente, benché mi renda conto della loro estrema utilità. Per chi viaggia, per chi non ha spazio, i libri poi fanno polvere in casa, no? E quindi questi affari, invece, questi iPad o come diavolo si chiamano, di polvere, anche se ne fanno, diciamo, viene eliminata molto, molto rapidamente. E grazie.